Ma Petri, ci siamo arrivati quasi alla fine della regular season, ma una giornata, sabato contro Latina, si viene dalla vittoria a Verona, c'è da conquistare il settimo posto, si rischia l'ottavo, insomma, che momento state attraversando? Sì, siamo alla fine del girone di ritorno, fine del regular season. E siamo, come diciamo, siamo qui su questo settimo, ottavo posto. Noi ci tocca vincere e poi quel posto che sarà, sarà. Abbiamo costruito quello che abbiamo fatto e ripartiamo da qui per il playoff, ovviamente. Senti, a letta così magari settimo posto sembra un piazzamento un po' lontano dalle piazze, dai posti della vetta della classifica. Voi vi sentite da settimo posto? Vi sentite di poter essere qualcosa in più? Penso che nessuno di noi, neanche tutta la gente di Modena e di Pallavolo Italia, non è abituato a vedere Modena che è fuori le prime quattro. È prima stagione dopo un paio di stagioni, direi, molto buone. È stato un anno difficile, un anno di transizione, un po' di alti e bassi. Sicuramente che noi qualcosina in più, secondo me, potevamo fare, lo sentiamo, però siamo questi, siamo qui, siamo responsabili di quello che abbiamo, di che cosa abbiamo fatto, quindi questi siamo noi, che non vuol dire che un fine di campionato non possiamo fare meglio, anzi io penso che in questo momento stiamo giocando un pallavolo molto meglio, decisamente meglio di quello di qualche mese fa, siamo cresciuti e questo è importante. Latina, insomma, 3 punti, c'è poco da girarci intorno, anche insomma, se loro sono tornati alla vittoria con un grande Sabbi, insomma, si stanno ritrovando per loro, per Latina, una stagione davvero molto, molto complicata. Sì, per noi sicuramente sarà una partita molto importante per conquista dei punti e per il settimo posto. Quindi Latina con una stagione molto difficile, però nelle ultime due o tre gare ha fatto vedere che qualcosa riesce a fare ancora. Vittoria contro Vibo, contro una squadra che è una buona squadra, vuol dire che ci aspetta un lavoro difficile domani. Quindi dobbiamo giocarci come sappiamo giocare se vogliamo vincere e poi aspettare la bolla di Champions e il playoff il meglio possibile. La bolla di Champions che arriva, insomma, avete una grande opportunità che vi siete costruiti con le 3 vittorie in Belgio, forse in uno dei momenti più alti della vostra stagione, nel quale avete giocato la vostra miglior pallavolo, insomma, gli stimoli che può dare la Champions League. Sì. Questa bolla a Belgio abbiamo giocato, è stato uno dei nostri picchi di miglior gioco che abbiamo avuto un paio di quest'anno e che ci conferma la nostra crescita dopo un po' di tempo, dopo il lavoro che stiamo sviluppando. E questa bolla qua che ci aspetta adesso, siamo, come dire, siamo coscienti, sappiamo che ci aspetta una bolla diversa di quella di Belgio perché il Kuzbas gioca decisamente meglio, Varsavia che anche si è ripreso un po' nel campionato polacco, quindi stesso Rüsselaar che abbiamo visto che è un ostacolo, vero? Quindi ci aspetta una bolla, secondo me, più difficile di quella in Belgio e dobbiamo essere bravi, anzi più bravi di prima volta se vogliamo rimanere al primo posto e passare turno. Senti, a livello personale, come giudichi la tua stagione? Cosa ti aspetti da te in questo finale di stagione? Ma sicuramente come la squadra, ho avuto anche io dei diversi momenti della stagione. Diciamo che c'è ancora tanto da giocare, dove possiamo fare delle buone cose e noi lo vogliamo fare, e anche così io da me stesso mi aspetto delle prestazioni a livello per la fine di stagione.